ragazzi, fuoco! Passami il folletto dolce e delicato, attenzione a non svegliare il gatto, sai la polvere mi fa morire. Ciao, ciao a tutti voi cari amici di Romagna Mia. Come promesso, insomma, nella puntata di ieri, anche oggi è venuto a trovarci Gianni Drudi, e la sua allegria, la sua professionalità, e ci saprà, sono certa, emozionare con questo percorso di musica, no? Speriamo. Ma sei? Io sono del Toro. Ah, ecco! 18 ecco maggio. Perché c'era questa energia nell'aria, capito? Io sono Scorpione, i due opposti sono... Sì, va bene, sì. Allora, regia curata dai Dardari Multimedia, che saluto e ringrazio, ovviamente la grande collaborazione e supporto di Teleromagna, gruppo Publisole, canale 14, canale principale, mentre per la zona del Veneto il canale 99, 606 per l'Emilia, 603 per la Lombardia. Te le ricordi tutti? Quanti numeri! Li do tutti, bravissima. Magari li giochiamo, chissà. Perché no? E poi c'è il circuito 100 TV, sono 70 le emittenti che fanno parte della nostra grande famiglia, quindi grazie anche a tutte coloro che collaborano con noi, per cui la quale andiamo cicale e formica non cicale mica. insomma, grande interprete, compositore, musicista, showman, quanti titoli showman. da baracca proprio, vabbè, ma è mica facile fare baldoria, guarda che con non le è facile. Tu regali emozioni alla gente, per cui non è facile il tuo compito, sai? È vero, sì, sì. Non ti emozionare? Infatti. Andiamo col primo videoclip. Cosa facciamo vedere? Dai. Facciamo vedere una canzone dove c'è mia figlia che aveva 3 anni e mezzo. A proposito di emozioni, quanti adesso ne ha 25. E la canzone è Vestita di stracci. Bella! So che ti piaceva. Andiamo con questo videoclip, poi torniamo insieme a voi, cari amici. Quel che sento è questione di pelle, hai addosso soltanto uno straccio, sulla testa milioni di stelle. Ragazza dal cuore bambino, hai diviso con me la tua cena, 3 cazzate sul nostro destino, conoscendomi a malapena. La mia vita da zingaro vivo, lontano da tanti pagliacci. Io non sono né un Rambo né un Dio, se tu vuoi puoi venire con me, vestita di stracci. Fanciulla con gli occhi di ghiaccio, senza giorni nel tuo calendario, non mi dire chi sei, con chi stai, c'è un domani nel nostro sipario. Ragazza, sei figlia di un fiore, dell'amore non puoi farne a meno, sei vestita da un raggio di sole, 4 petali sopra il tuo seno. Stracci.
vita di stracci. Secondo a nessuno, lo speciale DVD del concerto dedicato a Secondo Casadei che tutti aspettavate. Secondo a nessuno, la musica dello Strauss della Romagna eseguita dal sestetto 1928 diretto da Moreno Conficconi. I fantastici solisti del grande evento. La grande orchestra sinfonica giovanile Luigi Cherubini diretta dal maestro Giorgio Babbini. I maggiori jazzisti italiani, Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia e Simone Zanchini. Il coro Terra a Terra, le immagini, i suoni e le emozioni di uno spettacolo unico nel suo genere diventano anche tue, vivile insieme alle oltre 4.000 persone presenti al concerto. Fanne parte seguendone racconti e musica. Secondo a nessuno, da oggi a casa tua. Pronti la tua chitarra e non cantare, perché mi fai venire la nostalgia. La notte troppo lunga mi fa impazzire. Voglio tornare per sempre a casa mia. C'è una strada tutta bianca, poche case, la mia gente. E c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente. Ma di sera all'osteria ci facciamo la partita, e nel buio c'è Maria dalla bocca appassionata. La mia gente che mi vuole bene, la gente mia che mi sa la tua chitarra e non cantare, perché mi fai venire la nostalgia. La notte troppo lunga mi fa impazzire. Voglio tornare per sempre a casa mia. C'è una strada tutta bianca, poche case, la mia gente. E c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente. Ma di sera all'osteria ci facciamo la partita. E nel buio c'è Maria dalla bocca appassionata. La mia gente che mi vuole bene, la gente mia che mi sa capire. La mia gente che mi aspetta ancora, la gente mia. Say,
voce della Romagna, Mauro Ferrara. No, ma sì, no, adesso parlavamo anche di tua figlia. Sì. Quanto è orgogliosa di avere un padre così? Perché? Ma, o sei più orgogliosa? Forse sì. No, devo dire che insomma, vabbè, i figli sono i figli, ci regalano la gioia, no? Sì. Però penso che anche a seguirti, no? Perché sicuramente ti ha seguito nelle tue serate. Certo, sì. In quel video lì che abbiamo visto adesso, lei aveva 3 anni e mezzo, eravamo in tournée nel Lazio, come ho detto prima, a telecamere spente, e per fargli fare quella parte abbiamo dovuto regalargli... promesse su promesse. Ti portiamo lì, vabbè. Ti portiamo le giorni, ti portiamo la galera. Si fa così, E allora io adesso, perché lei praticamente è mia figlia vera in quel video, poi la ragazza che faceva la figlia mia da grande, perché lì è la propria storia, ed era la mia corista. Ecco. Quindi adesso io, a me piaceva fare che lei girassimo ancora delle immagini con lei da grande. E da fare il doppiaggio. Esatto, da rimontare da il montare video. Quella ma che lei ha detto che non viene a registrarla. No. Vabbè, allora, cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, io sono partito negli anni 80 ed ero un romanticone, no? Poi dopo arriva una canzone che si chiama... Come nella foresta nera, anche qui c'è una pantera. Tutti al mare, siamo al mare, con la voglia di cuccare. Ritornello. Hey! Se ti prendo bella gnocca, giuro che ti faccio secca. Ti getterò nel mare, ma ti verrò a salvare. Se ti prendo bella gnocca, sotto il sole che ci scotta, sarò come tu mi vuoi, solamente il tuo playboy. E da qua c'è stata la svolta, capito? Poi dopo la gente mi preferiva in questa veste e l'anno successivo è nata nella sabbia che scotta. Mi son preso una cotta e poi cu-cu-cu-cu-cu-cala, cu-cu-cu-cu-cu-cala. Poi dopo è nato pinguino, piedino, saltino. Avanti, 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 bacino, pancino, boom, boom, qua, 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 pinguino, il ballo del pinguino. Sì. E poi tante altre sì, che magari... Sì. Quindi sono state interpretate da un sacco di artisti. Sì. Che bella soddisfazione questa. Sì, poi ce n'era un'altra che ho scritto insieme a Pio del clan Celentano, che tu conosci. Pio Trebbi. Ed era sì. La Tana del Resci. Volando su una buccia di banana, ho incontrato una bella hawaiana che ballando mi portò nella sua tana, voleva fare l'amore con me. Ta-ta-ta. Allora dai, un altro video lanciamo e poi andiamo in pubblicità. Un altro video, facciamo un video, dunque, cosa possiamo mandare? Un video nuovo, Cocomero e Panna. Vai! Cocomero! Oye papi, a mí me gusta con la panna. La prima volta al mare con la voglia di abbronzare, mi hai dato appuntamento sotto un caldo soleone. Ricordo si sudava al bagno 91, il massimo che c'era, ma non c'era mai nessuno. Ti ho vista di seduta al chioschetto del gelato, Cocomero con Panna, è lì che ti ho baciato. La voglia esagerata, ti ho dato una leccata, è partita la ballata. Cocomero.
arrivato dal Giappone il cocomero quadrato. In Romagna lo si mangia affogato nella panna. Da Regione a Formentera lo si gusta nella sera. Il cocomero che balla e il cuore che va a palla. È approdato sulla playa un carico di frutta. In questa notte rosa ce la pappiamo tutta. Papaya, bananito, limone, fragolone, cocomero con panna è il gusto preferito. Abbiamo assaggiato veramente le varie cose, dal cocomero panna, siamo partiti, fichi fichi, insomma di tutto e di più. Poi ho lasciato indietro quelle più trash. No, sì, adesso cerchiamo di trattenerci un pochino. È una trasmissione seria, quindi quelle più trash. Ma con la giusta e dovuta interpretazione si può presentare un po' tutto, basta non esagerare in troppo, vero? No. Allora, questa è una canzone, si chiama Passami il folletto, che l'ho dedicata a mia moglie, perché molte volte lei mi chiama dal di là, passami Gianni, vieni qua che c'è un lavorino per te, cosa c'è? E lei mi fa, passami il folletto, passa dappertutto, dagli sotto il letto, dici che sai far di tutto, passami il folletto, dolce e delicato, attenzione a non svegliare il gatto. Sai, la polvere mi fa morire e mi viene già da starnutire. Io passo il folletto, il gatto è lì che dorme, si chiama Romeo, gatto. Il cane non ce l'ho più. No, vabbè, ma noi salutiamo lo stesso. E salutiamo anche tua moglie, che sicuramente sarà stata fondamentale per l'ispirazione di questa canzone. Sì, assolutamente. Andiamo col video. Questo Nuvolari, dedicato al grande Nuvolari. Attenzione, noi in biondo. L'alfa di Nuvolari ancora s'avanza col suo rondotto verso nuove vittorie. Corre, fugge, vola, va. In mille corse il gran campione taglia il traguardo vincitore. La gloria Nuvolari, la gioia ai nostri cuori. Accelera, accelera. C'è l'Alfa, c'era la Mercedes alle spalle che stava per sorpassare. Allora, no, non ce la fa. È rimasta lì, era la Mercedes, era lì che tentava. Che raccontava il sorpasso, la vittoria di Tazio Nuvolari sulla Mercedes,
passiamo alla incredibile vicenda accaduta proprio qui a Gattiolo. Una gita in bicicletta storica. Strada che porta al mare. Rettilineo che porta al mare. In fondo al rettilineo c'è la famosa curva nuvolare, la curva gomito. Ed è lì che sono caduti Mario, la Maria, la bicicletta. In te fossi. Mauro, nel fai, fosso, nel fosso. Fai tu la traduzione. Faccio perché la traduzione per quelli che sono venuti da Forlì in Popoli. Un peso in bicicletta. Un basso in bicicletta. Con lì. Lei seduta sul cannone della bicicletta, la cerca di stretta, cerca di tenersi stretta, braccia per un per prendere un paio di passi, provi provi bocca a bocca, provatevi bebelle che può andare in ragione, e gli darete ragione al biondino, le un pescut forte le stelle, vi farà vedere le stelle, è una soddisfazione, è una goduria, però attenti al volteri, le curve per non finire fosso, il fosso Zanobi capitani, ma con chi nel fosso? Con Amoroso, con Amoroso addosso, col Moroso sopra, provi provi bordelli, provatevi bebelle che può andare in ragione, e gli darete ragione, e fosso un fondel stelle, impara a vedere le stelle, e la soddisfazione è una goduria. Ti ricordi l'anno scorso in bicicletta coro prima volta quel bacio Marietta, nelle curve ti tenevi stretta stretta, per tutto l'ardo, nelle curve ti tenevi stretta stretta, per non andar giù, mentre tu stavi per farmi una carezza birichina, Marietta, Mario. Ma caro il mio biondino, grazie, ma dopo che sono caduti nel fosso, lì nel fosso, cosa hanno fatto nel fosso? Lo vogliono sapere qui a Caffè Omar, Chiedilo a Mario, che era sotto la bicicletta. Nelle curve ti tenevi stretta stretta, per non andar giù, mentre tu stavi per farmi una carezza. Marietta, Mario. La nostra orchestra, questa era la sigla ufficiale. Grazie. La sigla ufficiale dell'orchestra di Secondo Casadei, anni 30. Il maestro Secondo Casadei, che non era secondo a nessuno. Osservate, innamorate, restate ognuno. Non ci pensate, no. Uomini seri, tristi pensieri, vi danno da far. A noi porrete la nostra voce, il mal più atroce saprà scacciar. Voilà! Poi il maligno se ne infischia, chi non ci crede avanti un passo, dal nostro capo vada a parlare. La storia della bicicletta. Grazie. Mitica storia della bicicletta. Quindi mi sembra di capire che la parte femminile sia fondamentale, ispirazione certo, per te di, sempre, di tante... Sempre, perché se non ci fossero insomma, state figlia, le donne, le ragazze... Insomma, le donne mondo, in generale. Infatti, sì, sì. Come si farebbe a vivere un mondo senza donne? Che noia. No, infatti, che noia, veramente. Ma e voi un mondo senza uomini? Ma assolutamente, non potremmo assolutamente vivere senza la parte. Allora, io ho questi qui, ovviamente sono solo due dei tuoi tanti successi. Questi sono usciti quest'estate, la Fichi Fichi Compilation. Per chi fosse interessato... Adesso con i download... Dove poterli trovare, sono online iTunes, sicuramente. Pure nel mio sito...
una pagina dedicata alle produzioni dell'edizione musicale www.edizionibaracca.it, lì ci sono tutti i vari contatti. E poi dopo chi vuole magari scegliere la canzone che più gli piace può scaricarla adesso direttamente. Con 90 centesimi Mario, la canzone del tuo iPhone. Quindi poi tuo per chi smartphone. Volesse insomma seguirti, io so che il tuo sito è molto aggiornato, per cui sì, adesso non moltissimo, no, però vabbè. Qualcosa ci si trova. Vabbè. Ok, e comunque sulla tua storia, su tutto quello che hai fatto, basta cliccare il tuo nome, viene fuori mille pagine, mille. Poi ci sono anche le basi per chi volesse interpretare, per gli esecutori, sono le basi che gli editori hanno caricato, quindi troverete lo spartito, il PDF di tutte queste canzoni che abbiamo inciso. Anche per magari passare una serata diversa in compagnia degli amici, divertitevi con il karaoke. Siamo tornati, finalmente, almeno c'è un po' più di comunicazione. Quando c'era Fiorella. No, ognuno fa per conto suo, sai che tristezza. Io vedo molte volte si va fuori a mangiare, no? Cioè, una famiglia intera, ognuno col suo cellulare, non si guarda, non si parla neanche, per cui io in questo momento vorrei fare proprio un passo indietro e tifo la comunicazione, il contatto, sì, ma quanto bello il contatto. Esatto, tutti assieme, vai. A cantare con le chitarre sotto il cielo. Sotto il cielo, e sotto il cielo che cosa potremmo sotto ascoltare? Sotto il cielo. Dai, lanciamo un ultimo video prima di concludere questa nostra giornata. Allora, io lancerei Sporcati le mani oppure un'altra? Facciamo Sporcati le mani, poi rientriamo e chiudiamo con quell'altra che avevi in mente tu. Okay. Vai col video. Sporcati le mani, sporcati le mani. Senza sole, assente di colori, e poi arrivi tu e tutto si colora, appoggiati al mio cuore e il muro cade giù. Sporcati le mani, sporcati le mani con mio amore. Sporcati le mani, sporcati le mani.
Allora, siamo pronti. La cravatta non la metto perché sembra che venga da Gatteo. A Milano la cravatta non fa bene. Siamo abbastanza... Cos'era, un messaggio per la Riccarda? No, la cravatta a Riccarda piace tanto, però qui mi hanno detto che forse è meglio essere così sobri. E siamo sobri, però siamo tornati da cose veramente eleganti. C'è una... fai un'inquadratura di sfuggita. Sul set. Non si può. Comunque siamo a posto in tutti i sensi perché... abbiamo anche l'assistenza tecnica che continua a seguirci nei nostri preparativi. Rosita, sei pronta? Sì, sono prontissima, sono felicissima perché è una nuova esperienza e veramente sarà bellissimo. Io mi auguro insomma di fare una bella figura. Sì, cantiamo, diciamo che la nostra è un'esibizione un po' anomala perché dovremo fare un repertorio anni 80. Ricordando anche la cara amica romagnola Carrà, perché la presentazione degli abiti è ispirata a Raffaella Carrà e quindi in conseguenza degli anni 80 della canzone della Carrà, tipo tanti auguri a chi tanti auguri. Come è bello farlo, ballo da casa. Ah, c'è anche la cicala della... Sì, abbiamo anche un misto di canzoni di quel periodo, a Parisi. Bene, detto questo, vado a cominciare con un bocca al lupo, così li ammazziamo subito. Bocca al lupo noi. Carino, ma non dobbiamo... noi facciamo quello che siamo capaci di fare, quindi loro si aspettano la carta, quindi ci faremo. Produzioni musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della nostra musica. CD, DVD con polche, valzer, mazurche. Per avere sempre a casa tua una grande festa. Spartiti con i brani più belli e popolari firmati Casadei. Edizioni musicali Casadei Sonora. La tradizione, l'attualità. Vieni a scoprire la nostra storia musicale. Edizioni musicali Casadei Sonora. È una garanzia. Lasciati andare, tu sei per me quel raggio di sole, la primavera, il primo amore. Allora, calma, sangue freddo, questi li appoggiamo sì. Qua. Qui. Così è proprio tutto live, cioè, avete visto? Qua veramente, cioè, scalette le abbiamo buttate via. Stavo provando. Ma noi andiamo avanti, perché sai, la gente vuole vedere anche questi retro perché non scena, mi ricordo. No? Io scrivo troppe cose e poi magari non ricordo mai i testi. Stai covando qualcosa in questo momento? Covando. Bellissimo. Stai... producendo sì, qualcosa sì, sì. Come sempre. Cioè, tu lavori sempre ininterrottamente, sì, sì. Dopo l'estate magari abbiamo appuntato alcune bozze, alcune idee, mm-hmm. Anche nel cellulare a volte quando sei beh in certo giro, gli artisti fanno così e adesso dobbiamo realizzarle queste cose quindi. Senti, allora, queste cose da, siamo da giunti produrre. Ai saluti e io non ti voglio guardare perché sennò mi emoziono. Sì. Con la promessa che ci tornerai a trovare presto, Giurin Girello. Oh yeah. Allora, Girello. Mani così. Con te lo posso fare, perché, dai, gli altri ospiti no. C'è la chitarra. Così, noi vi salutiamo. Così, guardala, vai. E vediamo l'appuntamento alla prossima puntata. Settimana, ciao, puntata. Ciao dalla Romagna, un bacione. Ciao. Mani d'artista, cuor di poeta, quanta tenacia per giungere a meta. Musica e amore, gioia e dolore, note sofferte sbocciate dal cuore. Abito scuro, sguardo vivace, chino sul palco, al sorriso che piace.
piace alla gente, gente alla buona, brividi addosso, c'è un violino che suona. Maestro, ascoltami, ho una preghiera, ritorna un giorno quando è primavera, quando la terra è coperta dai fiori e la speranza ritorna nei cuori. Maestro, ascoltami, ho una preghiera, ti prego torna almeno una sera, solo due note, messaggio d'amore, grido d'aiuto per un mondo migliore. Lacrime agli occhi, gambe malferme e l'emozione arrivata alle stelle e un fiore rosso sotto quel mento, cerchi di fuoco segnava nel vento. Io ti ringrazio, te lo dico col cuore, ero bambina, scoperto l'amore, la giovinezza è un pochino incosciente, tu mi hai insegnato ad amare la gente. Maestro, ascoltami, ho una preghiera, coperta dai fiori e la speranza ritorna nei cuori. Maestro, ascoltami, ho una preghiera, ti prego torna almeno una sera, solo due note, un messaggio d'amore.
Lorenzo. Luana.